E dopo la bella chiacchierata con il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, fra Italo, come anticipato del resto nella stessa chiacchierata, adesso facciamo un salto in Salento perché è collegata con noi la dottoressa Federica Stella Blasi, economista e project manager della ricerca presso Unisalento. Buongiorno dottoressa, bentrovata. Benvenuta Federica. Buongiorno a voi e bentrovati anche ai vostri telespettatori. Con, ecco, se posso darti anch'io del tu, con te parleremo di un, tema assolutamente interessante per quello che riguarda il nostro mondo della sostenibilità, perché parleremo di acquaponica, una delle possibilità di coltivare più sostenibili che esistano. Però ecco, è anche una delle meno conosciute, probabilmente, sicuramente tra il grande pubblico, per cui dottoressa ti chiederei di spiegarci che cos'è e perché è più sostenibile dell'acquacoltura e dell'agricoltura convenzionali. Allora, iniziamo dalla definizione. L'acquaponica è una pratica che integra l'allevamento di pesci, quindi, o crostacei, quindi l'acquacoltura, con la coltivazione fuori suolo dei vegetali, l'idroponica. Se ci riflettete, il termine stesso acquaponica sintetizza queste due pratiche, dato proprio dall'integrazione di queste due pratiche. L'idea e il fondamento di questa pratica consiste nel riutilizzo dei reflui e quindi degli scarti prodotti dai pesci, che invece di essere buttati, vengono riutilizzati, diciamo quasi completamente, e una volta filtrati da batteri buoni, chiamiamoli così, vengono immessi nel sistema di coltivazione fuori suolo. Quindi le piante con le loro radici trattengono tutte le sostanze organiche che servono a loro per crescere e di fatto filtrano nuovamente quell'acqua che può ritornare all'interno del sistema di vasche dove si trovano i pesci. Potete quindi intuire molto, molto facilmente che è un sistema che promuove un uso efficiente della risorsa idrica, dell'acqua, che sapete perfettamente essere un bene fondamentale, purtroppo, ai noi, sempre più difficile da tutelare. E questo è uno dei principali vantaggi, dei benefici ambientali dell'acquaponica. In realtà, se ci spostiamo, se analizziamo il sottosistema della coltivazione idroponica, il fatto stesso di poter coltivare, produrre per esempio degli ortaggi o dei piccoli frutti senza l'utilizzo del suolo è un ulteriore beneficio ambientale, soprattutto in quei contesti del mondo in cui la coltivazione per tutta una serie di motivi, anche di natura ambientale, climatica, non è possibile, almeno in senso convenzionale. Quindi questo sistema è di fatto più versatile, si adatta a contesti dove non c'è disponibilità di suolo o l'acqua è una risorsa a tal punto preziosa che non possiamo permetterci di sprecarne neppure una piccolissima quantità. Sì, io ho scoperto proprio oggi questa novità di questo modo di combinare, no, la natura da sfaccettature diverse. Volevo esprimere una considerazione che ho fatto immediatamente quando ho visto anche gli impianti, che sono bellissimi. E la bellezza, secondo me, è portatrice di un significato in questo ambito. Quindi vedendo la vita di queste creature, i pesci, che è straordinaria, vedere quella delle piante che insomma si combinano, veramente apre gli occhi su quanto sia bella la natura e quanto sia poi da parte nostra il passo giusto quella di farla mettere in dialogo una creatura con l'altra. Io non so se anche lei o tu, mi sono permesso prima, scusami, di prendere confidenza perché ti ho vista sorridente e veramente con un impatto molto gentile. E non so se anche tu provi un determinato tipo di emozioni quando vedi la natura che si integra in questa maniera e noi spettatori di una bellezza che è un dialogo poi, una forma di amore tra le creature. Sì, una sensazione che condivido e assolutamente diamoci del tu, perché la pratica stessa in realtà
non è un'invenzione dell'uomo, cioè l'uomo nel corso degli anni, è una pratica molto antica, ma soprattutto dagli anni 70 in poi quando si è iniziato a recuperare questa pratica, mima quello che avviene in natura, appunto una vera e propria simbiosi tra esseri viventi che insieme prosperano. In modo possiamo dire sano, sicuro, soprattutto poi quando questo avviene e l'acquaponica ce lo consente. Noi stiamo lavorando, il nostro laboratorio sta lavorando in questo senso, in ambienti cosiddetti controllati, al chiuso e quindi ambienti tutelati da tutta una serie di problematiche di natura climatica o altro tipo di problematiche più strettamente legate, per esempio, alla sopravvivenza degli organismi, quindi parassiti, eccetera, eccetera. Però assolutamente quello è il principio, è mimare ciò che avviene in natura e fare in modo di garantire al consumatore finale un alimento, degli alimenti che siano il più possibile sani, sicuri e sostenibili. Bene, dottoressa, se può dedicarci un altro po' di tempo, io le chiederei la gentilezza di avere un po' di pazienza per una pausa pubblicitaria, perché poi mi piacerebbe chiederle delle attività di ricerca che proprio in questo senso svolge quotidianamente il laboratorio di Urban Farming del Dipartimento di Ingegneria e dell'Innovazione di Unisalento, presso cui presta il suo servizio. Va benissimo. Perfetto, allora restituiamo momentaneamente la linea alla regia, noi ci ritroviamo tra pochissimo per andare a vedere più da vicino questi progetti di acquaponica che vengono sviluppati nell'Università del Salento. È il momento di fare un focus sull'attività di ricerca del laboratorio di Urban Farming del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Unisalento. Quindi, dottoressa Blasi, ecco, la pregherei di illustrarci il lavoro svolto finora. A supporto abbiamo anche delle immagini video, quindi ecco perché l'acquaponica può essere una delle strade da percorrere per una maggiore sostenibilità in agricoltura. La risposta che di getto ti darei, ritorno a darci del tu, è che le pratiche attuali, quindi di agricoltura convenzionale o di acquacoltura convenzionale, non sono sostenibili. Soprattutto se consideriamo, come ci dice la FAO, che nel 2050 la popolazione mondiale sfiorerà la quota dei 10 miliardi di abitanti. Quindi non possiamo contare sulle attuali pratiche, considerato anche l'impatto ambientale che comportano. Quindi l'acquaponica può essere una strategia, un sistema alternativo più sostenibile, lo dicevamo, e che proprio per la sua versatilità si presta ad essere innestato nel contesto urbano. Il nostro è un laboratorio che ha concentrato gran parte dei propri sforzi di ricerca e per questo devo ringraziare tutti i colleghi, non soltanto del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, ma anche del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell'Università del Salento, proprio sulla necessità e sulla sfida di contestualizzare la produzione agroalimentare nell'ambito delle città. Perché? Perché le città saranno i luoghi più densamente popolati. Ci dice sempre la FAO che oltre il 66% della popolazione mondiale si concentrerà nei grandi centri urbani e dobbiamo fare in modo di avvicinare il più possibile i luoghi della produzione agroalimentare ai luoghi in cui il cibo viene consumato. Quindi tutti i nostri sforzi, o meglio, la gran parte dei nostri sforzi si concentra nella direzione di rendere questi sistemi scalabili, quindi in grado di soddisfare una domanda alimentare crescente, compatibili con l'ambiente urbano e, permettetemi di dire, anche resilienti rispetto ai cambiamenti climatici, perché purtroppo lo vediamo, ahinoi, quotidianamente, non soltanto nel resto del mondo, ma anche in Italia, la produzione alimentare è sotto scacco, è sotto lo scacco del cambiamento climatico.
climatico e degli effetti che sono sempre più dirompenti. Aggiungo però che come avrete intuito, si tratta di una pratica, di una ricerca che richiede competenze di varia natura che afferiscono a campi differenti e la forza del nostro laboratorio, del nostro centro di ricerca è proprio integrare professionalità, competenze che hanno a che fare con l'automazione, con l'agroecologia, le biotecnologie, l'ingegneria dei materiali e in generale con le migliori menti di cui possiamo disporre all'interno dell'Università del Salento. Anche, aggiungo, in collaborazione con altri atenei, ad esempio l'Università LUM di Casa Massima o l'Università di Camerino, e aziende, soprattutto le aziende che poi ci auguriamo integrino e portino sul mercato le soluzioni che sviluppiamo, insomma, per rendere la produzione di cibo più sostenibile. Ecco, io potrei anche sbagliare perché questa è una mia intuizione che magari propongo, poi puoi dirci se è vera o no. Però essendo poi l'ambiente controllato e comunque delicato perché interagiscono forme di vita differente, immagino anche che tutto quel mondo poi necessario all'aperto di diserbanti o comunque di trattamenti chimici, vuoi o non vuoi necessari, che però per noi sono veleno, ecco, con questo tipo di tecnologia diventi innanzitutto non necessario e quindi prodotti di una qualità migliore da questo punto di vista. L'intuizione è corretta e lo dobbiamo stressare. Idealmente, e mi permetterete l'utilizzo di questo avverbio, l'acquaponica dovrebbe sostenersi così com'è, valorizzando il più possibile gli scarti dell'allevamento. In realtà qualcosina la dobbiamo addizionare, soprattutto per consentire alle piante di avere tutti i nutrienti necessari per crescere, ma si tratta sempre di soluzioni organiche, quindi no pesticidi, no sostanze che possano in alcun modo minare la sopravvivenza sia dei pesci sia delle piante. Come dicevamo in precedenza, cercando di mimare il più possibile quanto avviene in natura. Ecco, tante volte cosa succede però? Che l'innovazione, per quanto importante e fondamentale per lo sviluppo delle nazioni, dei popoli, genera diffidenza. Come la mettiamo con quest'aspetto? E non posso che confermare, anche questi sistemi generano diffidenza, generano paura perché, ripeto, soprattutto poi quando si inseriscono, come avete visto nelle immagini che state trasmettendo, all'interno di un edificio, per esempio, si allontanano dal nostro immaginario. Nella nostra idea, anche romantica, il cibo che abbiamo sulla nostra tavola è frutto del lavoro di un contadino che lavora la terra e che, diciamo, utilizza nulla più, di quanto la natura non gli dà. In realtà così non accade e non accade ormai da moltissimi anni e le conseguenze purtroppo le stiamo pagando e purtroppo, come dicevo anche qualche minuto fa, gli effetti dei cambiamenti climatici ci portano a dover riconsiderare la produzione e inserirla in ambienti tutelati, controllati. Questo, mi rendo conto, è un po' faticoso da accettare. Perché? Perché si associa ad un'idea di artificialità che contrasta con l'idea di naturalità che più ci appartiene, che è insita in noi. Occorre tempo anche per far acquisire consapevolezza alle persone sull'importanza di questa pratica per la salute dell'uomo, dell'ambiente e degli animali. E sicuramente il tempo ci dimostrerà che
tutti i nostri sforzi ad oggi e anche futuri avranno avuto un senso. Ci sono degli impianti di acquaponica e nel resto del mondo sono un po' più diffusi anche grazie al fatto che, per esempio, negli Stati Uniti possono applicare alla certificazione biologica. Qui in Italia, in generale, nell'Unione Europea non si può fare e questo vale soprattutto per la coltivazione idroponica, che è uno dei segmenti, dei due segmenti dei sistemi acquaponici, ma quando anche il legislatore si adeguerà e quindi probabilmente, io mi auguro, prossimi anni avremo anche noi la possibilità di dimostrare che è una pratica biologica, intrinsecamente biologica. Probabilmente questo aiuterà il consumatore ad avere più fiducia nei confronti di questa pratica. Effettivamente sì, intanto noi esprimiamo profonda gratitudine per Gratitudine e anche quanto. ammirazione, perché è veramente un bel progetto, mi Sì, sento di dire, sì. e anche perché ecco, le tante professionalità che come la tua lavorano quotidianamente su questi progetti sono dietro le quinte, spesso e volentieri, e quindi ecco, il senso di gratuità è ancora più alto perché lo fate con grande passione, impegno, professionalità. E forse proprio per questo servono quei festival sull'economia, l'ambiente, la sostenibilità di cui si parlava prima anche con il direttore del Sole 24 Ore, per cui l'augurio di continuare a lavorare con impegno e dedizione per generare buone pratiche, quelle che ormai si rendono indispensabili più che necessarie per il nostro pianeta. Io vi ringrazio, se posso rinnovare i ringraziamenti a tutto il team che in questo momento si è fermato, lo so perché continuo a ricevere screenshot della diretta, quindi li ringrazio, non posso che ringraziare tutti quanti perché serve passione e i miei colleghi ed io ce ne mettiamo tantissima. Grazie a voi per averci dedicato questo spazio. E per qualunque informazione i nostri contatti sono disponibili. Sentitevi liberi anche di sottoporci le vostre curiosità, i vostri dubbi. Noi siamo qui. Molto volentieri, grazie ancora dottoressa Blasi, il nostro tempo giunge al È termine. finito, è giunto al termine, quindi a noi resta solo che lanciarvi sempre queste proposte e l'appuntamento a lunedì prossimo sempre con la regola della sostenibilità. Buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.